Cartier-Bresson diceva che fotografare è mettere la testa, l'occhio e il cuore sullo stesso piano. Lui è riuscito a immortalare nel momento giusto la Basilica di Superga, il Monviso e la Luna. Abbiamo il piacere di avere in collegamento Skype con noi questa mattina Valerio Minato, fotografo. La sua fotografia è stata premiata dalla NASA il giorno di Natale. Eccola qui. Buongiorno Valerio, benvenuto. Buongiorno. Non lo sentiamo, ma arriverà l'audio di Valerio tra qualche istante. Buongiorno, ci senti Valerio? Io Adesso? vi sento. Eccoci, Perfetto. eccoci, sì, ti sentiamo. Ti sentiamo, buongiorno, Ok. benvenuto. Grazie, buongiorno, buongiorno a voi. Allora, c'è una data, c'è un orario che racchiude la magia di questo scatto, la professionalità di un fotografo, la bravura, l'occhio. Ecco, 15 dicembre 2023, ore 18:52. Abbiamo Superga, abbiamo il Monviso, abbiamo la Luna. Raccontaci questo scatto, Valerio. Allora, questo scatto parte, diciamo, da abbastanza lontano, parte dal 2017, quando, allora, diciamo che io comunque sono un fotografo paesaggista, opero molto insomma, nella zona dove vivo, quindi Torino e provincia, e nel 2017 ho iniziato a allargare un po' il mio raggio d'azione, arrivando a esplorare, diciamo così, fotograficamente le colline a nord di Torino, per intenderci le colline sopra Chivasso. Punti dai quali, postazione dalla quale ho visto che riuscivo a fotografare insieme nella stessa composizione la Basilica di Superga e il Monviso. Diciamo che i primi punti che ho trovato non erano perfettamente allineati, ma comunque diciamo, rientravano nella stessa inquadratura. Ho così cercato di affinare la posizione, cercando postazioni dove l'allineamento risultava sempre più preciso, fino ad individuarne tre o quattro almeno, dove sono perfettamente uno sopra l'altro. E fin lì, insomma, tutto facile, i due elementi sono lì fermi, quindi basta andarci in una giornata di bel tempo che la foto si fa. Dopo aver fatto varie foto all'alba, al tramonto, in tante condizioni di luce, ho deciso di, tra virgolette, complicarmi la vita. E quindi ho iniziato a valutare la realizzabilità di un triplice allineamento, quindi oltre ai due elementi terrestri, un elemento fuori dal nostro pianeta, e quindi ho valutato il Sole e la Luna. Col Sole mi sono reso conto che era impossibile, il Sole non andrà mai a tramontare con quell'angolo, mentre la Luna, saltuariamente in determinati periodi dell'anno, e non tutti gli anni comunque, va a tramontare con l'angolo preciso, non solo al grado, ma al decimo di grado, che, insomma, l'allineamento angolo di tramonto permette di averla là dietro. Eccoci, non ti preoccupare, intanto ecco, mandiamo il bello della diretta, ci Sì. piace spesso utilizzare questo modo per... intanto però possiamo, non so se possiamo mandare, rimandare in onda la foto oppure alcune... Eccola qui, eccola, intanto che ci ricolleghiamo con Valerio Minato. Mi ha fatto sorridere quando ha detto tutto Sì. facile, inquadrare, trovare l'inquadratura giusta tra la Basilica e il Monviso. Eccolo, Perfetto, lo ok. abbiamo. Ecco. Eccoci, Valerio, Valerio. chiedo scusa, non so come mai è caduta la linea. Può succedere. Allora, riprendiamo. Quindi hai deciso di unire un elemento abbastanza complicato, che è la Luna. Esatto. Insomma, siccome avevo già realizzato diverse riprese in varie condizioni di luce, ho valutato prima il sole, valutata l'impossibilità, quella luna invece ho visto che in determinati periodi dell'anno, ma ripeto, è una cosa che accade non neanche tutti gli anni, la Luna va a tramontare con quel preciso angolo. Da allora mi sono appuntato sul calendario le varie date che non avrei dovuto, insomma, dove mi sarei dovuto tenere libero per recarmi appunto a fare la foto. Ho fatto vari tentativi, purtroppo tutti falliti a causa del maltempo, perché fondamentalmente una volta questi scatti sono frutto di pianificazione, quindi una volta fatti bene i calcoli tutto funziona alla perfezione, l'unico problema è l'incognita meteo, che è quella che ha guastato i primi 5 tentativi. Finalmente a metà dicembre dell'anno scorso, già dalla mattina vedevo che le condizioni erano ottimali, e la sera mi sono recato lì. Devo essere sincero, molto agitato perché comunque sapevo che le condizioni erano finalmente buone e quindi comunque la mia agitazione aumentava.
E poi insomma sono andato, l'ho fatta, è andato tutto bene, quindi sono riuscito nel mio intento nel concludere il progetto che seguivo da 6 anni. Ecco, un progetto appunto che seguivi dal 2017, hai detto che è stato frutto di pianificazione, 5 tentativi, mi ha fatto sorridere quando appunto dicevi è tutto facile, ma insomma così non è. Quindi quale segreto racchiude questo progetto, questa foto? Quindi immagino tanta pazienza, anche il saper aspettare. Eh beh, assolutamente. Diciamo che in generale la fotografia paesaggistica comunque richiede, ma non solo quelle, insomma, richiede comunque una buona dose di pazienza. Questa che è diciamo, un ramo particolare della fotografia paesaggistica, quindi quella degli allineamenti, richiede molta, molta pazienza, perché comunque sono fotografie che richiedono condizioni meteo molto particolari, condizioni del cielo assolutamente perfette o quasi. E quindi la pazienza è fondamentale perché è molto probabile che un progetto non si concretizzi al primo tentativo, ma magari di tentativi se ne devono fare parecchi. In questo caso ne ho fatti 6, molto diluiti nel tempo perché la luna a volte tramonta con quell'angolo. Altre fotografie, ad esempio, le ho tentate ancora più volte. Sono arrivato anche a fare 20-30 tentativi prima di riuscire a portare a casa la foto. Sì, no, non è che sia tutto facile, diciamo che una volta che si conosce bene l'argomento e fatta la pianificazione, diciamo che una parte del risultato è già messa in cassaforte, quindi è per quello che l'ho definita facile. Non è che sia facile, semplicissimo, diciamo che si impara col tempo, però pazienza tanta, assolutamente. Senti Valerio, utilizzo un acronimo, NASA. Yes. Come hai accolto questa notizia straordinaria? Ma allora, quella è stata veramente cioè una cosa incredibile. Allora, la fotografia l'ho scattata al 15, l'ho pubblicata al 16 sui miei canali social e devo dire stava andando già molto molto bene. Probabilmente tra tutte le fotografie fatte e pubblicate era quella che stava riscuotendo il maggior successo, ancora prima della pubblicazione dell'altra, quella di Apod. Poi cosa ho fatto? Ho spinto da molte persone, follower, amici che mi suggerivano candidala per Apod, che sarebbe appunto l'Astronomic Picture of the Day, questo riconoscimento della NASA e della MTU, la Michigan Technical, qualcosa del genere, University, che premiano ogni giorno la foto astronomica, insomma, a loro gusto più bella. Niente, tutti mi hanno invogliato a mandarla, mandala, 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 l'ho mandata, mi hanno risposto subito nel giro di un giorno dicendomi che la foto gli piaceva molto, volevano avere qualche dettaglio in più e per qualche dettaglio in più mi riferisco a file originale e se avevo anche dei video di backstage, loro Certo. insomma cosa vogliono fare? Vogliono non solo nel mio caso ma nel caso di tutte le foto candidate appurarsi che la foto Sia che uno sta autentica. candidando sia. Quindi ho Certo. mandato le prove necessarie e mi hanno risposto di nuovo 2 giorni dopo dicendomi: ah, guarda Valerio, questa è la bozza della pubblicazione, la tua foto sarà Apod di Natale. E wow, quando ho pensato a questa cosa sono esploso di gioia perché comunque prima volta che candido una foto me l'accettano, me la pubblicano subito, oltretutto non in un giorno qualunque, ma nel giorno di Natale. Non vi nascondo che per me è stata una gioia pazzesca, immensa. Vai, vai. Volevo chiederti, Valerio, grazie per il racconto appunto legato a questa foto. E tu ci hai anche raccontato che la tua grande passione sono i paesaggi e anche la tua Torino e provincia. Protagonista appunto indiscussa è la tua Torino che hai mostrato davvero in alcuni scatti una bellezza indescrivibile. Immagino che tanti abbiano anche riscoperto Torino e i suoi dintorni grazie anche alle tue foto. E pregherei alla regia, è stato difficilissimo scegliere una carrellata di alcuni scatti sulla tua pagina Facebook. Di questo parleremo, questa è Amarena e i suoi cuccioli, ma di questo parleremo dopo. Volevo appunto parlare degli scatti paesaggistici e della tua Torino. Ma allora, sì, diciamo che Torino è stata fin dall'inizio inizialmente proprio il mio soggetto, il mio target per il mio apprendimento fotografico. Io ho iniziato a scattare nel 2012, acquistando la mia prima macchina fotografica e ho iniziato a fotografare
ciò che mi, ciò, quello che avevo sotto mano principalmente. E vivevo a Torino, anche se io non sono nato a Torino, ma vivevo qua da 18 anni. Ho iniziato a immortalare la mia città dalle fotografie più urbane, più street all'interno della città, le vie, le piazze, e ai panorami magari scattati dalla collina o da postazioni particolari. Sono partito dalle foto più standard, diciamo così, quelle più gettonate non nel senso, insomma, dalle postazioni più conosciute. A forza di scattare, diciamo, io sono una persona che tende a annoiarsi facilmente, quindi non mi piace andare a ripetere la stessa cosa 100 volte. Quindi man mano ho iniziato a cercare di fotografarla con prospettive più particolari, più spero originali, e pubblicando, divulgando tutto il mio lavoro sui social. Sicuramente sì, credo di aver perlomeno questo, io ve lo racconto solo come trasposizione dei commenti, dei feedback che ricevo. Moltissime persone, come hai detto giustamente tu, mi hanno nel tempo ringraziato per aver iniziato a descrivere e raccontare Torino con un occhio nuovo, con un occhio diverso, cosa che ha fatto comunque, diciamo, reinnamorare almeno alcune persone della bellissima città dove viviamo, insomma. E io di questo sono molto felice e molto orgoglioso. Senti Valerio, allora noi dobbiamo andare in pubblicità. Io ti chiederei se puoi restare qualche altro minuto con noi perché dobbiamo dirci ancora un altro paio di cose. Qualche altro minuto? E riprendiamo con te la nostra chiacchierata. Linea alla regia, pubblicità. Torniamo a collegarci con il fotografo torinese Valerio Minato. Abbiamo visto questa foto, questa è una tua foto, Valerio, che ecco, anzi, raccontacele tu, non voglio Che belle. rubarti questo privilegio. Raccontaci tu queste foto. Allora, è dura raccontare queste foto. Allora, vabbè, quella che avete visto, quelli che avete visto in queste fotografie sono Amarena e i suoi due cuccioli, i suoi due orsacchiotti che ho fotografato quest'estate. Quest'estate, no, l'estate dell'anno scorso, insomma, 2023. Per il terzo anno mi sono, so, io so, insomma, sono 3 anni che faccio le mie vacanze fotografiche in Abruzzo. Ho iniziato ad andare in Abruzzo nel 2021 proprio perché nel 2020, girando su internet, vidi una foto molto bella di Amarena, sempre lei, con la sua prima cucciolata, 2020, quella cucciolata dei record. Mise al mondo 4 orsacchiotti. Vidi questa foto meravigliosa e decisi dall'anno dopo di andare in Abruzzo perché volevo provare anch'io a vedere gli orsi e fotografarli. Quindi ho fatto i miei ultimi 3 anni di vacanze in Abruzzo, 2000, anche queste sì, sono volpine abruzzesi, 2021, 2022 e 2023. Sono riuscito a fotografarlo il primo anno, il secondo anno niente Amarena, ma ho fatto questi video a questa bellissima cucciolata di volpacchiotti. Qua ero non in zona Parco Nazionale d'Abruzzo, ma in zona Parco del Gran Sasso e Monti della Laga. Questi sono due volpacchiotti di 3-4 mesi. E quest'anno mi sono, diciamo, dedicato con tanti tanti appostamenti, tante ore di appostamento appunto in particolari zone per provare a vedere e fotografare Amarena. Tanti giorni andati a vuoto, come spesso capita in questo genere di fotografie, e finché la sera del 28 giugno l'ho vista per la prima volta da molto vicino ed è la foto in cui attraversa la strada con i due orsacchiotti a seguito. E da lì ho fatto alcune foto quella sera. L'ho rivista la mattina dopo e ancora la mattina del giorno seguente, ultimo mio giorno in Abruzzo, dopodiché sono rientrato a Torino. E, fin di tutto, insomma, bellissimo. Ero riuscito a vederla, a fotografarla. Ho fatto anche dei bei video quando erano arrampicati sui ciliegi mentre mangiavano le ciliegie. Perché ho detto che è dura raccontarvi questa foto, perché sapete tutti quello che poi è successo Certo. due mesi dopo. Quindi quella persona, mi fermo qua, ha deciso di ucciderla, così, senza
Vabbè, insomma, non voglio entrare in queste Sì, cose che, insomma, mi certo. fanno stare molto male. Diciamo che l'ha uccisa deliberatamente senza alcun motivo plausibile. E quindi io porto nel cuore una dualità di sensazioni di queste fotografie molto, molto forte. Se riesco a isolare quello che è successo dopo, l'emozione in quei momenti di vederla con i due orsacchiotti, gironzolare, salire sugli alberi, mangiare le ciliegie, è qualcosa di incredibile, eccezionale. Però purtroppo tutto questo ricordo è assolutamente rovinato e sporcato da quell'episodio bruttissimo che è successo. Quindi Amarena è stata uccisa il 31 agosto, lasciando da soli, insomma, con i due orsacchiotti da soli, che fortunatamente se la stanno cavando, perlomeno secondo ancora gli ultimi aggiornamenti del parco, che risalgono almeno quelli che ho io a 3 settimane fa, sono riusciti a cavarsela, cosa non scontata, perché comunque sono rimasti orfani che avevano pochi mesi, tenete conto, e avevano circa 8 mesi, quindi molto 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 piccoli. piccoli. Tenete conto che gli orsi comunque stanno con la madre almeno un anno e mezzo, quindi immaginate, cioè, Caspita. come se noi rimanessimo orfani con 5-6 anni. Cioè, non Certo. è semplicissimo farcela. Quindi in balia di predatori e quant'altro, se la sono cavata per adesso, quindi almeno per quello sono contento. E mi viene anche da dire, probabilmente se la sono e se la stanno cavando perché hanno avuto una madre incredibile. Bene. Senti Valerio, allora ci avviamo a conclusione. Vorrei farti due domande in una, nel senso che la prima tu hai ovviamente ci hai spiegato del fatto per ritornare allo scatto che la NASA ha voluto premiare come immagine del mese, come scatto del mese, appunto il fatto che loro chiedano delle controprove, ecco, per certificare l'autenticità di uno scatto. E questo ci porta poi alla valanga di commenti, anche alcuni negativi che ti accusavano ovviamente di aver, tra virgolette, falsificato, truccato, anche tramite l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, quello scatto lì, che, come abbiamo avuto modo di capire, è frutto solamente di pazienza, di bravura e di talento. Allora vorrei chiederti, innanzitutto, la prima domanda, come ti sei approcciato a questi commenti che in qualche maniera forse hanno anche provato a sminuire il tuo lavoro di anni? E poi la seconda, un po' più, diciamo, creativa, personale, se secondo te con l'avvento degli smartphone, che ormai possiamo dire ha sostituito quasi in tutto e per tutto le macchine fotografiche, se il mestiere di fotografo è diventato un mestiere di nicchia oppure se tutti possono farlo. Allora, cerco di rispondere insomma brevemente alle due domande. Sì, ovviamente insomma mi sono imbattuto in alcuni di questi commenti. Devo essere sincero, sono stato talmente impegnato dopo soprattutto la pubblicazione di APOD, della Astronomy Picture of the Day, che non avevo tutto questo tempo di star lì a leggere i commenti. E da un certo punto di vista vi dirò anche meglio. Perché? Perché allora, diciamo che con gli anni ho imparato a gestire diversamente le emozioni. All'inizio me la prendevo moltissimo. Quando pubblicavo una foto vera e subivo accuse di fotomontaggio, cose varie, mi arrabbiavo molto. Poi col tempo ho iniziato a capire che non ne valeva così tanto la pena di prendersela così tanto. È uscito di tutto, hanno scritto di tutto e di più di questa foto. Che dire, è difficile dare una spiegazione, una risposta univoca, perché comunque si possono dividere in delle piccole sottocategorie queste critiche. Allora, ci sono le persone che criticano la mia foto o queste cose qua, solo per il puro gusto di creare zizzania, ok? Quelli che in gergo vengono chiamati troll, quindi quelli che vanno a commentare per creare polemica. E quindi sono una sottocategoria. Poi ci sono le persone che non sono magari molto esperte di un genere di fotografia come questo, che per carità capisco sia un genere abbastanza particolare e sono consapevole anch'io che sono prospettive molto, molto particolari queste che vado a fare con questo, insomma, a ritrarre con questo tipo di immagini. E quindi magari chi non è molto esperto si sente comunque in dovere di dire la sua e di giudicare.
quindi un'altra sottocategoria. Quindi ci sono quelli che non masticano molto questa cosa qua, però devono per forza, si sentono in dovere di dirla loro, ma sulla fotografia, qualunque altro argomento, insomma. Siamo in anni in cui la tuttologia regna sovrana, quindi tutti devono per forza esprimere la propria opinione senza che nessuno gliela chieda, tra l'altro. E poi, devo essere sincero, credo ci sia anche una buona fetta di commenti negativi legati all'invidia. Penso. Allora, io chiederei alla regia di mostrare il video backstage in maniera No, no, non tale. è, No, no, volevo mandare delle immagini, appunto, dei video tratti dal canale YouTube ecco, sì, a infatti. proposito di bravura, questo timelapse, anche questo realizzato dal nostro Valerio Perfetto. Minato. E poi torniamo all'altra domanda. Allora, Valerio, possiamo essere tutti fotografi? Basta il telefono, basta lo smartphone, basta una reflex? Oppure c'è bisogno di talento ancora, di studio, di passione per portare avanti questa professione che davvero a me sembra ti dia tante soddisfazioni? Ne parli, insomma, con gli occhi a cuoricino, come si suol dire. Allora, sicuramente viviamo in anni in cui comunque tutti fotografiamo, tutti siamo sempre lì a immortalare attimi più o meno interessanti, perché poi comunque c'è anche da dire quello, cioè insomma che cosa si va a fotografare. La domanda se lo smartphone prevarrà? No, assolutamente no. Lo smartphone è uno strumento per portare a casa delle immagini. Anche belle delle volte, no? Non voglio assolutamente demonizzare la fotografia da smartphone. Sicuramente parliamo di uno strumento più limitato che ti permette di fare buone fotografie in condizioni facili, ma non riesci a fare fotografie in condizioni di luce o in condizioni comunque molto più complicate. Quindi comunque non è assolutamente uno strumento che prenderà il sopravvento sulle macchine fotografiche professionali. Però, boh, il fatto che comunque tutti vogliono provare a fare immortalare, da un certo punto di vista è anche simpatico, anche carino, perché comunque magari sono tante persone che vedono magari lavori un po' più professionali e allora vogliono provare a cimentarsi anche loro. Quindi no, io non la vedo una cosa, oddio, lo smartphone, siamo tutti fotografi. No, cioè comunque ci sono tanti livelli di professionalità degli strumenti e di bravura in chi li utilizza. E quindi comunque la produzione fotografica è estremamente variegata, diversificata, e insomma, secondo me c'è spazio un po' per tutti. Ovvio che i lavori più belli si fanno con strumenti più professionali. È proprio così. Grazie a Valerio Minato per essere stato con noi, grazie per la tua testimonianza, disponibilità. Ricordiamo che possiamo trovarti e trovare soprattutto le tue bellissime foto su Facebook, su Instagram e sul tuo sito internet, che vogliamo ricordare, Valerio. Sì, allora, vabbè, insomma, col mio nome e cognome trovate tutto, quindi su Facebook mi trovate come Valerio Minato PH di foto finale, e su Instagram Valerio Minato e il sito ovviamente Ok, valeriominato.it. allora io vado con il segui su Instagram, Perfetto, anch'io tra perfetto, poco. hai un nuovo follower. Anch'io. Grazie. Grazie. Ciao, alla prossima, al prossimo scatto. Grazie Ciao Valerio. Valerio. Grazie. Bene, ci fermiamo per la pubblicità, andiamo in pausa e poi l'ultima parte di Just Today.